La rassegna stampa è offerta da... Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. È venerdì 8 gennaio 2016 e queste sono le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola. Apriamo con il quotidiano della capitale Il Messaggero, la notizia della Germania sotto shock, donne molestate, c'era un piano, abusi di massa in altre città tedesche ma anche in Svizzera e Austria, linea dura della Merkel, espulsioni e tagli a welfare, la Slovacchia, stop ai profughi musulmani. Al centro poi la fotonotizia dalla Francia, terrore a Parigi, ucciso un marocchino con finta cintura esplosiva e simboli ISIS, nell'anniversario di Charlie Hebdo ha assaltato un commissariato. Dalla capitale, mafia, prime condanne, 2 anni a Ozimo, il verdetto per l'ex assessore del PD al Campidoglio. Passiamo alle pagine regionali con la Gazzetta del Mezzogiorno, sanità e TAP, rivolta nel PD, le spine del governatore, i brindisini contro Emiliano, la Gentile proclami e scarica barile, all'Ilva concessi ancora 6 mesi fino a giugno per la bonifica. Emergenza immigrati, in arrivo le guardie europee, psicosi attentato un anno dopo, Hebdo ucciso un marocchino in Francia con coltello ed esplosivo. La tempesta cinese, borse a picco, petrolio giù e il peggiore inizio d'anno, svalutato lo yuan, stop alle sospensioni. L'inserto della Gazzetta di Lecce che apre con la foto del bellissimo Teatro Apollo rivive il teatro. Entro l'estate la struttura potrebbe mostrarsi alla città, scoperti i vecchi affreschi, ripuliti i motivi in pietra leccese, ricostruita la cupola. Poi altre notizie in pillole, Coldiretti, agrari a Lecce, purché sia un polo d'eccellenza, da Trepuzzi, caccia all'evaso, ricerche anche nelle chiese. E poi il dramma in basso a Presicce, assessore stroncato da un'infezione, proclamato il lutto cittadino, dolore e costernazione per la morte di Francesco Cantoro, aveva solo 36 anni. Prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, Xylella, il ministro dai PM, Martina la prossima settimana a Lecce, incontro in procura per fare il punto della situazione, lo stallo dopo il sequestro degli ulivi, il governo intende capire i margini dell'intervento. Fotonotizia al centro, appello di Federbarneali, turismo al collasso senza Ryanair e poi il nodo TAP, gli approdi brindisini già valutati e anche bocciati. Anche qui torna la notizia del giovane assessore che muore di setticemia dopo le cure delle ustioni in ospedale, dolore e sconcerto per la scomparsa del 36enne Francesco Cantoro. Pagine interne del quotidiano, caldaia rotta da 2 mesi, Palazzo Carafa resta ancora al freddo, guasto a novembre e la gara per la manutenzione va deserta, riscaldamenti spenti, i dipendenti comunali con le stufette, lamentele per i termosifoni mai attivati, dall'assessorato affidamento diretto, presto la soluzione. Doppia pagina del quotidiano dedicato al bellissimo Teatro Apollo, il sipario si alza sui restauri, che spettacolo l'Apollo, apriremo entro l'estate, terminati i lavori di recupero, svelati stucchi, ori e meraviglie, il comune arredi entro gennaio e a corredo delle foto c'è anche il piano, sarà un polo multiculturale pronti a gestirlo con i privati, la sfida dell'assessore Messuti, guardiamo agli esempi internazionali. La politica, out di Vitali e consiglieri di Forza Italia, corretti o lasciate, il capogruppo Mazzotta, siamo leali con il partito, incontri con Perrone ma restiamo in Forza Italia. Passiamo alla cronaca, allarme furti, colpo in concessionaria, svuotata la cassaforte, con la fiamma ossidrica nell'Avvi Motors nella zona industriale, bottino di 10.000 euro, intanto proseguono le ricerche di Fabio Perrone, blitz in chiesa, ma Triglietta non c'è. Da Casarano, ville con i soldi della droga, confisca da 3 milioni di euro, la DIA mette sigilli ai beni di Franco Miggiano, detto il leccese.
Il dramma da Presicce, infezione fatale, muore un giovane assessore, il 36enne Francesco Cantoro stroncato da una sitticemia. Il dramma in pochi giorni, shock in paese per la notizia improvvisa, oggi proclamato il lutto cittadino, nel pomeriggio i funerali. Le reazioni sono tante al cordoglio, se ne va un ragazzo onesto e generoso, siamo tutti storditi, le reazioni di dolore dal mondo politico, grande vuoto e profonda tristezza. Concludiamo con la pagina sportiva. Braglia ridisegna il Lecce per una nuova missione. Domenica la gara contro la Lupa Castelli Romani, giudice sportivo Surraco squalificato per una giornata, il nuovo arrivo Caturano a Rieti partirà dalla panchina, in campo il duo Moscardelli-Curiale. Ed è tutto anche per oggi con la nostra rassegna stampa, più tardi vi ricordo l'appuntamento con il nostro videogiornale, intanto vi ricordo che tutte le notizie aggiornate come sempre da Lecce e dal Salento le potete trovare sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...